Ferra controlla il manubrio dei colpi sulle corna. Questi sono momenti splendidi. Io sono sempre convinto che il risultato di una prova, soprattutto come questa del cronometro, si decide in questi momenti. In questi momenti si confeziona già il risultato. Poi la strada, il percorso lo materializza, ma è in questi momenti che l'atleta costruisce il suo risultato. Bugno sa che può attenderci un qualcosa di significativo, quel significativo che è venuto fuori sul Santa Cristina, quel recupero. Ha detto in questi giorni che non si sente ancora tagliato fuori assolutamente dalla contesa, può dire ancora la sua, se non per la maglia rosa, per un protagonismo assoluto. È un Gianni Bugno, io lo trovo sereno, ecco. Forse non vedo la cattiveria nei suoi occhi, ma la cattiveria negli occhi di Bugno è un qualcosa di estraneo. Scusami Giacomo, sta arrivando Faresin e mi sembra che il suo tempo non sia male. Vedete, al momento il tempo da battere è quello di Bartoli, 1:04:34, e mi sembra che Faresin abbia tutte le carte in regola al momento per piazzarsi al primo posto della classifica parziale. Eccolo qua, 1:03:54, 39 secondi di vantaggio su Bartoli e sta partendo Gianni Bugno. Vediamo come si lancia. Già dalle prime pedalate si può intuire lo stato di forma e soprattutto la voglia del corridore di aggredire testa bassa. Ha zigzagato tantissimo in queste primissime pedalate Gianni Bugno, ma speriamo in bene, amici sportivi. Sì, lui ha delle ruote leggere, raggi piatti, telaio in acciaio leggero sicuramente. Qui sul rettilineo, sul lungomare, c'è vento che spira verso destra e quindi c'è questa difficoltà a viaggiare, a tenere una linea molto diritta proprio per causa di questo vento. Però si gira subito e si viene coperti nel centro di Chiavari dalle case, quindi questo vento disturba solo nei primi metri, solo lì nella partenza. Una partenza abbastanza decisa, convinta, e ecco invece Miguel. Il grande Miguel, oggi tutti si aspettano una grande cronometro da lui e lui lo sa bene questo. Ed è un Miguel che è in continuo crescendo di condizione. Sulla strada di Miguel, conquista del suo terzo Giro d'Italia, c'è stata una prima settimana disegnata veramente alla grande e soprattutto una prima settimana interpretata in modo estremamente battagliero dai suoi protagonisti. Purtroppo c'è stata quella salita verso Campitello Matese nella quale Miguel ha dovuto sicuramente impegnarsi più del previsto, comunque più di quanto gli era successo nelle annate precedenti, e nella cronometro non è riuscito ad avere il solito smalto, non è riuscito ad avere quella pedalata rotonda e potente che negli anni passati lo aveva sempre contraddistinto e gli aveva sempre permesso di mettere un'ipoteca sul Giro d'Italia. Però attenzione amici sportivi, perché è un endurance che di giorno in giorno migliora, ce l'ha fatto vedere nei giorni scorsi, grandissima esperienza naturalmente da parte sua, però un'esperienza sostenuta da una gamba che via via sta veramente crescendo. L'abbiamo visto nella frazione con quel Pantani scatenato, e l'unico che nella fase finale è riuscito a rimetterlo nel mirino è stato proprio Indurain, che adesso sta partendo. Un veloce flash con Crosa che sta seguendo Gianni Bugno. Giacomo? Gianni Bugno, l'impressione è piacevole sicuramente, è sicuro nel cambio di posizione tra il manubrio, tra il supporto in triathlon e le corna del manubrio classico. Ogni tanto si tocca le gambe, però ecco, una curva stretta di sicuro non si può andare via con molta progressione, perché di momenti di lancio, di progressione continua ce ne sono pochissimi. Curve strette che costringono Bugno, così come gli altri, a alzarsi sui pedali per riacquisire la velocità di crociera ottimale. Sta per partire Miguel Indurain, avete visto, terzo in classifica generale con un ritardo di 3 minuti e 3 secondi da Berzin. Per lui quest'oggi l'occasione di diminuire il vario in classifica generale, naturalmente deve fare una prova veramente maiuscola. È partito il grande Miguel, prime pedalate per lui, vediamo quanto ci metterà per mettersi, per assumere la classica posizione. Vedete, è partito agilissimo, è partito molto molto agile, ha cambiato dopo una cinquantina di metri e adesso è già in posizione molto bella. Partito in agilità e poi e dall'inquadratura che ho visto in precedenza credo che abbia montato il 23, posta più difficile. Vedete, è già attorno ai 50 orari Miguel, composto, e mi sembra mulinare abbastanza bene. È partito bene. Sì, è partito più deciso sicuramente del cronometro di
Folloni, di Rossetto Follonica, e molto molto più deciso. Ed è visto, abbiamo visto la bicicletta mentre partiva, i dati che abbiamo sono 54 il massimo rapporto con un 41, e il rapporto più agile, visto che oggi si tratta di salita, è il 23, ma dobbiamo dire che anche per lui oggi è una giornata importante. Come stanno andando i suoi battiti cardiaci. Non so se l'avete già detto voi, e ricordo per chi non lo sapesse che se si fosse presentato in ritardo il tempo sarebbe partito comunque. Mancano 20 ora 16 secondi al via. 16 secondi al via, abbiamo visto proprio questi tratti che sicuramente non gradisce molto Indurain. Indurain gradisce questi lunghissimi rettilinei nel quali naturalmente può far valere la sua potenza, e questa potrebbe essere un'arma in più per Pantani, che è leggero, che è scattante, e in questa fase iniziale può sicuramente perdere un po' meno nei confronti del Navarro. Era sudatissimo, l'abbiamo visto, Pantani, naturalmente prima del via usualmente, e vediamo come parte, è decisissimo nella sua partenza. Questa per lui, la parte iniziale, i primi 17 chilometri sono il terreno più difficile, qui deve cercare di non perdere spazio anche lui con questo piccolo manubrio da triathlon, mentre Conti sta arrivando sul traguardo dicendo Casagrande che aveva fatto segnare già un'ottima prova all'intertempo. Ricordo che quest'oggi avremo tre cronometraggi, oltre naturalmente quello finale, quello dell'intergiro e quello sul Gran Premio della Montagna. Vediamo questo testa a testa tra Casagrande e Faresino, Casagrande che dovrebbe essere ormai agli ultimi 100 metri di gara, eccolo qui, e dovrebbe farcela, eccolo qui, 1:03:40, primo tempo, 13 secondi meglio di Faresin. Allora Beppe, torniamo per un attimo mentre registriamo questa buona prova da parte del corridore della Mercatone 1 Medeghini. Torniamo su questo duello Indurain-Pantani, mentre c'è Berzin ora sulla pedana di lancio, che deve sfruttare tutto nella fase iniziale per non perdere troppo tempo nei confronti di Indurain e Berzin, sicuramente più dotati di lui in questo tratto di percorso pianeggiante. Sicuramente il corridore più così, che ha delle doti e caratteristiche per guadagnare di più in questo inizio, è sicuramente Berzin. La maglia rosa è un corridore più scattante, e in questi primi tratti, curve contro curve, corti, rettilinei, può far valere anche la sua dote di velocità e soprattutto di scattista, di rilanciare la sua velocità in maniera efficace, in maniera efficace, in maniera più forte degli altri. Per quanto riguarda invece Pantani, giustamente questa prima parte non gli è molto congeniale, perché lui è un corridore che si trova molto molto bene in salita, quindi per alcuni corridori la prima parte è importante, per altri potranno rendere al meglio nella seconda parte. Però per Pantani è importante difendersi, non perdere troppi secondi preziosi per continuare, per poter lottare al meglio con gli altri della classifica. Ed è partito Berzin, l'ultimo della starting list. Vediamo come parte anche Berzin. È partito abbastanza agile, adesso dovrebbe allungare un po' il suo rapporto subito in posizione, e anche Berzin sa che in questa prima parte deve dare tutto. È importantissimo per lui recuperare vantaggio nei confronti di Pantani, perché dopo sarà veramente molto molto dura. Ma come bisogna correrla secondo te? Mi riferisco a Beppe Saloni, questa cronaca. Risparmiarsi, comunque fa veramente lunghissimo. Guardate che rapporto che sta spingendo Indurain in questa prima fase di tracciato. Ecco come va corsa, anche se da queste prime immagini vediamo che la tattica è chiara, a tutta dall'inizio alla fine. Beppe? Non è che si risparmiano, i corridori sono sempre quasi al 100%, ci sono dei piccoli tratti in cui qualcuno di questi atleti cerca di recuperare più o meno, ma tieni presente che qui siamo sempre al massimo della prestazione. Ci sono, i vari corridori hanno delle caratteristiche. In questo percorso io penso che Indurain sia quello che in questo primo tratto anche Saloni, più facile. Dimmi. Scusate, io ho un rilevamento al quinto chilometro, ho lasciato Bugno. Importante. E ho atteso Indurain, e come rilevamento do un secondo di vantaggio da parte di Indurain su Bugno, diciamo che sono alla pari praticamente. Quindi partiti abbastanza bene e tutti e due, mentre ora stiamo vedendo Chiappucci che arriva all'intergiro che è posto dopo 17 chilometri e mezzo in località
Borzonasca, e qui sarà interessante proprio vedere all'inizio della fase più dura, diciamo che dopo Borzonasca inizia la vera e propria salita. Ecco, sarà interessante vedere proprio i due volti di questa sfida, cioè la prima parte fino all'intergiro e poi la seconda parte dall'intergiro fino al Gran Premio della Montagna del Passo di Montechiti. Chiappucci che accusa 29 secondi grande a 1:03:41. Curve per il russo della carriera Tassoni, che siglerà il miglior tempo, molto bravo, e credo che insomma i migliori in classifica supereranno di poco l'ora di gara. Seguiamo comunque con molta attenzione le ultime pedalate di Punnikov, 1:03:13, vediamo che man mano che arrivano si migliora quasi sempre di mezzo minuto. Sì, beh, questo è di buon auspicio, un corridore della carriera che si è posizionato in testa alla classifica provvisoria. Di Bugno che dovrebbe arrivare all'intergiro e tra poco sentiremo invece di Benedetto. Vedete il tempo di Potenzano, la cosa che un po' mi preoccupa è di aver visto un Bugno un po' assente nella fase iniziale. Vediamo il tempo, qui siamo all'intergiro, Beppe, dopo 17,5 km, un Bugno un po' teso mi sembrava e soprattutto un po'... con l'espressione che a chi lo conosce non piace no, molto. È sul tempi di Potenzana, ma sai, dopo bisogna anche vedere se il corridore sceglie di dare tutto nella parte in salita o di fare una corsa già dispendiosa dall'inizio. Perde 31 secondi da Della Cuevas, vedete, 21:58 per Della Cuevas, 22:29 per Bugno, che perde 31 secondi da Della Cuevas nei primi 17 km. Ma è interessante vedere questo duello Berzin e Pantani dopo 10 km, ce ne riferisce Claudio Di Benedetto. 35 secondi di vantaggio per Berzin, 10 km, era uno di quei tratti brevi di salita che punteggiano un po' questi primi 17 km di pianura, quindi un tratto in teoria favorevole a Pantani, ma io l'ho preso che era appena cominciata la salita. E quindi continua con lo stesso ritmo, cioè perde 3,5 secondi al chilometro. Per me è buono. È buonissimo anche perché ci saranno ancora questi 6-7 chilometri e poi inizierà la salita vera e potrebbe veramente arrivare a quel punto. Vedete il riferimento tra la posizione, anche se naturalmente ora Berzin è in un tratto di discesa e Pantani sta ancora andando in salita, però io direi che dal punto di vista stilistico Berzin è sicuramente il più bello e mi sembra anche il più efficace. Guardate com'è fermo, chiuso benissimo in questa sua posizione che è veramente straordinaria. Guardate come pennella molto bene le curve a 60 all'ora, un po' alto nella sua posizione Pantani, ma ricordiamo è uno scalatore, continua a perdere 3,5 secondi al chilometro, veramente buono. Io dico che se arriva all'intergiro con un minuto solo di ritardo ha fatto veramente un'impresa, considerando che Berzin e Indurain sono i migliori cronometristi del mondo. Sentiamo Crosa, Giacomo. Io volevo che a 20 km dall'arrivo, a 2 km dall'intergiro, Bugno aveva 29 secondi di ritardo da Indurain. Bugno sempre su rapporti duri, Giacomo? Sì, sempre su rapporti duri, e questa è la sensazione che vi riferivo prima di Corti sulla sua scelta, conferma quanto vi stavo dicendo. Ecco anche Indurain. Indurain all'intergiro, seguiamolo con attenzione, amici sportivi. Miglior tempo quello di Della Cuevas, che comunque avrà sparato veramente tutto in questa parte iniziale. E vediamo il riferimento con Indurain. Indurain anche gli ha marciato su rapporti molto molto lunghi. Mi sembrava meglio Berzin rispetto a Indurain come pedalata. Avremo il riferimento netto e indiscutibile qui all'intergiro. Vediamo comunque il tempo di Indurain. Ricordo che qui siamo dopo 17,5 km dal via e da questo momento inizia la salita che porta a Passo Monte e a Pari. Dovrebbe essere lì. 1:21:57, 1:03 di vantaggio per Miguel Indurain, direi molto buono. Però è buono perché sappiamo che Della Cuevas è un corridore che è pronto subito in partenza, sicuramente ha spinto parecchio in questa prima fase. Indurain sta tenendo testa al suo ex gregario, quindi vuol dire che sta andando molto bene. Ecco, questo, scusami Beppe, qui dobbiamo proprio vedere come riesce a interpretare questa fase. Qui è il momento in cui guarda la strada, come comincia a salire, e qui il campione deve essere in grado di cambiare completamente ritmo, saltare, guardate, deve cambiare posizione, rapporto e pedalata. È una prova dai due volti questa. La prima parte è stata completata benissimo da Indurain e mi sembra che sia già in ottima posizione. Guardate le gambe come mulinano veloci sul rapporto, sì, che adesso diventa molto molto più agile. Dopo l'intergiro si cambia completamente percorso, cominciano i primi 5 km di salita vera, quella dura, tratti attorno al 10-11%. E quindi qui è un po' la fase importante, proprio perché bisogna cambiare ritmo, bisogna
scalare rapporti più leggeri, e chi è stato troppo pesante all'inizio, chi ha spinto e ha speso molto, non riesce a fare questo cambiamento di ritmo e perde secondi preziosi proprio perché non riesce a trovare questa coordinazione, proprio non riesce a trovare questo cambiamento tra la pianura e la salita, e quindi può essere una chiave importante proprio a circa metà percorso. Argentina passa con il quinto tempo, 1:04:26, 1:12 di ritardo per lui, 10 secondi di pubblicità per noi. Il miglior tempo, 1:02:51, altri 20 secondi. Vediamo che ogni atleta che migliora, migliora dai 20 ai 30 secondi. E come vi dicevo qui, sicuramente il vincitore non sarà molto lontano dall'ora di gara. Chissà che qualcuno possa infrangere questo limite, sarebbe veramente una prova straordinaria, perché vorrebbe dire venire su. Su questi tornanti a 35 di media. Ma sai, d'altra parte, quello che ti dicevo prima, questo cambiamento a metà percorso di ritmo, non tutti riescono a farlo, lo riesce a fare in modo veramente buono, ottimo il corridore, e soprattutto che ha una grande condizione, che non ha speso molto nei giorni scorsi, e quindi questa agilità, questa freschezza, questo cambiamento di ritmo riesce a farlo. I corridori stanchi che hanno sofferto molto o che comunque non stanno bene, questo cambiamento non riescono a farlo e quindi perdono minuti preziosi. Diciamo che la grande paura dei rapportoni è su Gianni Bugno, lo dicevamo in precedenza, possono risultare indigesti quando la strada comincia a salire. Abbiamo visto che perdeva mezzo minuto dopo 17 chilometri da corridori come Della Cuevas e Indurain. Speriamo che, avendo spinto così tanto nella fase iniziale, non si trovi poi in difficoltà in salita. Qui siamo nella scia di Pantani, però siamo a 500 metri dall'intergiro, seguiamo Pantani. Sarebbe importante a questo punto avere proprio il riferimento cronometrico del passaggio di Pantani per avere proprio la differenza dal passaggio di Pugno e di Miguel Indurain. Seguiamo Pantani. Vi ricordo che Indurain è passato con il tempo di 21:57. Come vi avevo detto, se riesce a contenere entro un minuto il ritardo da uno specialista come Indurain, veramente può essere una buonissima prova da parte di questo ragazzo, e dovrebbe, ce la fa. Vediamo Pantani, 22:46, meno di un minuto nei confronti di Miguel Indurain. Ottima la sua prova. Vedete Podenzana che sta per arrivare sul traguardo. Credo, da come l'abbiamo visto pedalare, che Berzin potrebbe avere il miglior tempo in questi primi 17 chilometri. Seguiamo comunque con moltissimo interesse Massimo Podenzana. Eccolo qui, 1:02:03:48, migliora il tempo di Tocing ed è il primo tempo per lui. Bravissimo, lo dicevo, parole di elogio, ma meritatissime da parte del campione italiano. Beh, meritatissime, sicuramente hai visto contento anche lui, quanto dalla gioia sbatteva la mano sul manubrio, veramente delle ottime soddisfazioni, ma se le merita. Vediamo i distacchi all'intergiro quando ancora manca il passaggio di Berzi. Indurain 21:57, Della Cuevas a un secondo, Podenzana 26, Bugno a 32, ottimo, veramente ottimo, Pantani a 49 secondi, seguono Casagrande, Tocing e quindi Tonkov, ma aspettiamo Berzi perché credo potrebbe ritoccare quel 21:57 di Miguel Indurain. Anche Pantani in questo momento ha cambiato, ecco. Qui è già nella salita, i 5 chilometri che ti dicevo, dove bisogna veramente cambiare ritmo. Vedi, è già sul suo terreno ideale, è già in piedi sui pedali, sta spingendo in maniera più decisa. Lo vedi che in salita è più bello, lo vedi che ritmo che fa. E guarda che ritmo che fa, beh, secondo me migliora di almeno una decina di secondi Indurain. Vediamolo, vedete il tempo di Indurain, 21:57, e guardate Berzi, ve lo dicevo, pedala veramente splendidamente ed è un atleta che deve dare tutto in questa prima parte, e poi vedremo come si comporterà in salita. Ha speso moltissimo nella tappa di domenica che si concludeva ad Aprica proprio per resistere agli attacchi, alle rasoiate di Pantani. Eccolo qui, almeno una decina di secondi nei confronti di Indurain, migliora forse anche di più, vedete 21:57 Miguel Indurain, 21:40, 16 secondi Evgeny Berzin. Ve lo dicevo, è partito veramente molto molto bene, è stato il miglior interprete di questi primi 17 chilometri, però attenzione, vediamo la variazione di ritmo nel momento in cui inizia la salita. Qui è importante vedere come gli atleti riescano subito a tenere il ritmo, una pedalata, una cadenza che cambia immediatamente. Vedete Berzin
quindi Induraina 17, Della Squevas 18, Podenzana 43, Bugno 49 e Pantani a 1:06, seguono Casagrande a 1:08 e Tocci a 1:10. Direi, e chiedo conferma a Beppe Saronni, finora la prova di Pantani è stata eccezionale. Sì, finora la prova di Pantani è stata veramente eccezionale, ha saputo contenere il suo distacco dai migliori, però si gioca tutto in questi primi 5 chilometri di salita e gli ultimi 6 che sono quelli più duri. E non abbiamo riferimenti fino alla montagna, dovremmo così valutare solo la pedalata degli atleti come ci sembra, però un altro riferimento importante sarà in cima. Anche Indurain, vedi, ha preso un ottimo ritmo, lo vedi sui pedali, anche lui in questo momento sta dando tutto. Sentiamo Crosa, Giacomo. Sì, è proprio solo pochi secondi prima del vostro intervento su Indurain si è alzato sui pedali dall'intergiro fino a questo punto, è sempre stato in posizione con appoggio sul manubrio di triathlon e solo ora si è portato sui pedali a cercare ulteriore accelerazione e ha portato le mani sul manubrio classico, questo per dare così un particolare su quello che è stato il suo modo di affrontare il percorso e la salita fino a questo momento. Sempre sui pedali di Miguel Indurain, molto agile nella sua azione. Beh, mi sembra che pedali bene, Beppe. Sta pedalando bene, anche se non l'abbiamo mai visto sempre e spesso così sui pedali, probabilmente sa che oggi si gioca questo Giro d'Italia per lui, può essere in corsa per la vittoria come può andare fuori di classifica. Sta dando tutto anche lui, non l'abbiamo mai visto andare così. E vediamo Perdine, direi che è molto molto buona l'azione dei due atleti in questa fase, ancora molto brillante Perdine, direi che entrambi hanno avuto un cambio di ritmo veramente molto molto buono, però a beneficio dei nostri telespettatori riepiloghiamo la situazione all'intergiro dopo 17 chilometri e mezzo di gara. Allora, Perdine con il miglior tempo 21:40, poi Indurain a 17 secondi, Della Squevas a 18, Podenzana, bravissimo, il campione italiano che al momento ha il miglior tempo, all'intergiro aveva un ritardo di 43 secondi da Miguel Indurain, Bugno 49 secondi di ritardo, Pantani settimo a 1:06, Casagrande a 1:08, Tocing nono a 1:10, quindi Tonkov a 1:11, ricordiamo anche la posizione di Chiappucci e Pulnikov a 1:13 e a 1:16. E adesso facciamo una proiezione praticamente a metà gara sulla classifica generale, una classifica che vedeva un divario tra Berzin e Pantani di 1:18 e tra Berzin e Indurain di 3:03. A metà gara la classifica generale è così: Berzin al comando, Pantani con il ritardo di 1:06 all'intermedio 2:24, ma mantiene la seconda posizione, e Indurain terzo a 3:20. Quindi Indurain che perde, era partito con 3:03, al momento la classifica generale quando siamo a metà gara vede Indurain a 3:20, Pugno che perde ulteriore terreno 4:57, Della Squevas a 5:30, però perdendo terreno supera Della Squevas che non ha fatto, che era attardato in classifica generale a 5:12. Beppe, direi comunque la cosa più importante, più bella da considerare è il ritardo di un leggermente superiore al minuto di Pantani nei confronti di Berzin. Ieri Pantani diceva è l'importante che io non prenda 3 minuti in quei primi 17 secondi e naturalmente il riferimento era quei 7 secondi che aveva perso nella cronometro di Follonica. Considerava sicuramente molto buono nei confronti di due specialisti come la maglia rosa Indurain un ritardo di 1:30, Bugno non mi sembra brillantissimo in questa fase, direi che ha contenuto entro ogni più rosea previsione il suo divario in questa fase di tracciato che sicuramente era la meno adatta a lui, e ne siamo tutti quanti molto contenti. Adesso bisogna vedere se in questa fase di percorso a lui più congeniale riesce a recuperare terreno o comunque se tiene. Direi che comunque se arrivasse anche con un minuto di ritardo sarebbe una cosa molto... Sarebbe, non l'hai spiegato tu, sicuramente il direttore sportivo gli ha segnalato che sta andando bene nella prima parte, non ha perso tantissimo, il morale sicuramente è altissimo. Pantani dopo i primi 3:20. Bene, è buono. Sta mantenendo questo. Ecco, ho visto in precedenza un'immagine di Bugno che non mi sembrava molto molto buona. Vediamo invece un'immagine di Pantani estremamente guidato. Rimane sempre spesso seduto, spinge sempre dei rapporti che ha poi lo scalatore. E invece anche come differenza di posizione il busto, quello di Berzin sempre proteso in avanti, sempre molto bello, quasi parallelo al terreno, così come un grande come Miguel Indurain, che è uno di quei corridori,
salita, scatta con le mani nella parte bassa del manubrio, un po' come faceva Fuente quando inclinava i sacchi in salita, mentre con il busto sempre molto molto eretto invece lo scalatore classico come Pantani. Sì, beh, è chiaro, dobbiamo dire che questo tratto di percorso non sarebbe adatto ad Indurain, che predilige grandi velocità dove può esprimere la sua grande potenza, però vediamo che oggi si sta difendendo bene, secondo me sarà un vero testa a testa fra lui e Berzin. C'è questo inserimento di Pantani che non ha perso tanto nella parte più difficile per lui, potrebbe recuperare dei secondi preziosi nella salita più dura. E ce lo auguriamo tutti. Facciamo un flash con i nostri inviati in gruppo, Crosa e poi Di Benedetto. Giacomo. Io ho raggiunto adesso Bugno. Bugno, beh, non è certo più la pedalata di prima. Siamo a Prato sopra la Croce e io qui mi fermerei e per fare il rilevamento su Indurain. Qualche problema perché c'è gran pubblico, a volte anche un po' troppo esuberante. Comunque ora mi fermo e vediamo Indurain. Perfetto, e ricordo che Prato sopra la Croce è situato dopo 24 km e 3 di percorso, praticamente al termine del primo tratto duro di salita, e dopo quel punto ci sarà circa un 700 metri di discesa e poi si parte verso la scesa, verso il passo di Monte Chiffi. Però è un punto molto importante e sarebbe interessante vedere proprio in quel momento, anche Di Benedetto, sarebbe interessante proprio averlo in quel punto proprio tra gli sfidanti e di quest'oggi, Beppe. Sì, hai detto bene tu, qui si divide praticamente i due pezzi duri di salita, ci sono questi 700-800 metri di buona discesa dove si può anche tirare il fiato, si può recuperare in vista proprio dello sforzo maggiore dell'ultimo vero grande tratto di salita impegnativa. Abbiamo visto per qualche istante Bugno, ora siamo sulle ultime pedalate di Pascal Richard. Il tempo è già sui tempi di Faresin, che ha il quinto tempo 1:03:54. Tra poco vi ricorderemo tutta la classifica parziale, quando comunque mancano ancora molti molti atleti al via. Avete visto anche il tempo di Podenzana ed è agli ultimi 100 metri Pascal Richard, il suo tempo adesso è 1:04:11, 13 adesso, 14, 1:04 e 15, 2 minuti di ritardo da Podenzana, linea Crosa. E Indurain ormai ha un minuto da Bugno, quindi ha recuperati 2 dei 3 che aveva per regolamento, per tempi di partenza. Quindi Indurain, che ovviamente solo rispetto a Bugno sta andando molto forte, ma ecco, questo differenziale dà anche un riferimento sui due uomini che sono dietro. Quindi Indurain ha un minuto da Bugno. Quindi Indurain e Bugno, l'avevamo detto, non era un Bugno particolarmente brillante in questa salita, direi un 50%. Che sta facendo una buona crono, un Bugno che non sta facendo una buona crono. Ma forse quella tua sensazione alla partenza, questa sua tranquillità, significava che non c'era grande convinzione. Ecco, probabilmente il corridore sentiva di non avere la grande energia per fare una grande impresa. Beh, Indurain ne ha un minuto da Bugno, vuol dire che ne ha già riguadagnati 2, questo significa che Indurain comunque sta facendo una grandissima cronometra. Però Beppe, qui lo vedevamo pedalare, chi quest'oggi, almeno fino adesso, sta correndo molto molto bene è Berzin. Abbiamo visto in precedenza il rilevamento tra Berzin e Pantani e nel tratto in salita Berzin mi sembrava pedalare con un rapporto abbastanza lungo come quello che sta spingendo Indurain, però mi sembrava far girare le gambe molto meglio rispetto al Navarro. Sentiamo Di Benedetto che dovrebbe avere una curiosità su Gianni Bugni e poi naturalmente siamo in attesa di quello che sarà il riferimento tra Pantani e Berzin a Prato sopra la Croce, anche se credo che anche fino a quel punto Berzin potrebbe avere guadagnato ancora qualche cosa. Claudio. Sì, no, volevo raccontare un piccolo aneddoto di stamattina. Ci siamo visti proprio di mattina presto quando lui andava a fare la ricognizione, a fare il primo riscaldamento sul percorso, e mi diceva che lo infastidiva un po' il fatto di avere Indurain che partiva dietro di lui. Bugno, eh? Sì, 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 certo, e abbiamo già sentito Indurain gli ha recuperato un minuto. Io credo che sarà difficile il ricongiungimento perché vorrebbe dire veramente una disfatta perdere 3 minuti e nei confronti del Navarro. È un Navarro che quest'oggi sta pedalando bene finora, poi vedremo tutto nel finale. Vi dicevo, guardate che Berzin oggi sta facendo una prova veramente ottima.
Naturalmente c'è ancora un'altra salita, perché dopo Prato sopra la croce si salirà verso Passo di Monteghifi, saranno altri 7-8 chilometri veramente molto molto impegnativi, però finora Berdin sta pedalando molto bene e da quanto abbiamo visto ancora meglio sul terreno in salita. Non siamo ancora su un tratto durissimo, meglio di Pantani. Abbiamo visto all'intergiro aveva un ritardo, aveva un vantaggio Berdin nei confronti di Pantani di 1 minuto e 6 secondi all'intergiro. Io credo che adesso potrebbe aver guadagnato qualcosina. Beh, però era inevitabile che oggi doveva esserci questo grande scontro tra il capo classifica Berdin e Indurain. Indurain sa, te l'ho detto prima, che oggi non può sbagliare. Io l'ho visto prima salire veramente con grande potenza, con grande convinzione. Certo, il giovane Pantani si deve difendere, se si manterrà su questi distacchi secondo me farà una grandissima cronometro, però è chiaro che lo scontro vero è tra Indurain e Berdin. Ci vediamo tra 10 secondi. Greta, amici sportivi, come abbiamo detto al passaggio dall'intergiro Berdin aveva un vantaggio di 1 minuto e 6 secondi nei confronti di Pantani. Un Berdin che ha fatto siglare il miglior tempo 21 e 40. Ricordo che Podenzana, che al momento ha il miglior tempo qui all'arrivo, era passato con un tempo di 22 e 23, quindi con 43 secondi di ritardo dalla maglia rosa. Pantani ha contenuto il suo ritardo a quel punto in 1 minuto e 6 secondi, direi molto molto buono la sua prova in quella parte iniziale. Però abbiamo visto un Berdin pedalare veramente molto molto bene, ed ora dall'alto vediamo Miguel Indurain. Che te ne sembra, Beppe? No, io penso che Miguel stia andando molto molto bene, soprattutto prima abbiamo visto lì davanti Bugno, secondo me gli ha già guadagnato mezzo minuto. Più di 2 minuti secondo me. Sì, c'è un mezzo minuto sul riferimento. E se le andature rimarranno queste, probabilmente qui verso l'arrivo lo vedrà lì davanti. Speriamo di no. No, adesso abbiamo visto l'immagine comunque, dall'alto e gli è abbastanza vicino. Comunque adesso seguiamo la prova di Miguel e dicevamo è importantissimo trovare il ritmo, la cadenza giusta, e vedendolo pedalare la cadenza l'ha trovata. Rapporto e cadenza giusta. Sarà interessante vedere proprio quello scontro tra questi due grandi cronomi, i migliori al mondo io direi assieme a Tony Rominger, ed è bellissimo vedere questo scontro tra i giganti con questo atleta, questo Pantani che si inserisce in mezzo. È una grandissima prova d'orgoglio da parte sua, sta contenendo molto bene. Vediamo l'arrivo di Andrew Hampstead. Andrew Hampstead che in passato, quando vinse il Giro d'Italia, ci aveva fatto vedere ottime cose nel cronometro anche in salita, che è il suo terreno di battaglia privilegiato. Ora chiude con un tempo abbastanza alto il capitano della Motorola Magniflex, si alza sui pedali, sprinta, però vedete sui tempi è leggermente inferiore al tempo di Faresin, 1:03:45 a 1:42 da Podenzana, che conferma una volta ancora l'ottima statura della prova da lui effettuata quest'oggi. Sì, sicuramente Podenzana oggi ha fatto un'impresa veramente importante, sono contento di un ragazzo come lui. Dicono che Pantani sta recuperando abbastanza, sta andando molto bene, adesso vediamo se riusciremo a sapere i tempi reali. A Prato sopra la croce. Sì, a Prato, in cima prima di quella leggera discesa. Sentiamo Crosa per un flash su Indurain. Giacomo. 8 km alla conclusione, Indurain dietro di me, Bugno è avanti di 54 secondi. Quindi ha perso un 6 secondi in un chilometro di strada, Bugno ulteriormente. Ma quando abbiamo visto quell'immagine dall'alto ho detto non è un granché all'inizio della prova, vi ho detto speriamo in bene. Fin dalle prime pedalate si può vedere, naturalmente per chi conosce questo sport e per chi conosce gli atleti, si può vedere quello che accade in gara. Abbiamo visto una partenza ottima da parte di Indurain, Indurain è partito agilissimo, avete visto come ha cambiato e subito era in posizione. Partenza ottima da parte di Berdin, che dopo 50 metri era già chiuso in un'ottima posizione aerodinamica. Pantani è partito grintosissimo, purtroppo alla partenza abbiamo visto il volto classico smarrito del Gianni Bugno quando non è in grande giornata. Attenzione, stiamo vedendo Pantani sulla sinistra, Indurain a destra, linea di Benedetto per sapere quanto Berdin ha di vantaggio nei confronti di Pantani. All'intergiro il vantaggio di Berdin era di 1:06, al chilometro 24 Claudio? 1
minuto e 15, eravamo al chilometro 25, che è più o meno quasi alla fine di quella discesetta che passa in mezzo al paese con un po' di curve. Quindi conferma l'impressione che vi davo di un Berzin che guadagna terreno anche nel tratto in salita nei confronti di Pantani, la cui prova, ripeto, comunque rimane sempre molto molto buona. 1.15, Berzin se continua a pedalare così vince la prova, anche se comunque ricordiamoci che c'è un'altra salita durissima per arrivare a Passo di Montechippi, ed è una salita che inizia proprio dopo Prato sopra la Croce, dove abbiamo effettuato il rilevamento, un tratto di discesa, e quindi si comincia a salire. Vogliamo descrivere questa parte di tracciato, Beppe? Sì, dopo quella leggera discesa che abbiamo visto prima ci saranno questi ultimi 6 chilometri e ti assicuro che sono veramente duri. C'è tantissima gente in cima anche oggi, un premio va a tutti questi spettatori che sono venuti qui a vedere il Giro d'Italia. Berzin, l'hai detto tu, si vede che ha una condizione eccezionale, sta guadagnando non più 3 km al secondo, si è ridotto un po', circa un secondo e mezzo nei confronti di Pantani. C'è questo ultimo tratto in salita, potrebbe comunque favorire, lo dico ancora una volta, lo scalatore, perché è più leggero. Pantani, che comunque se rimane su questi tempi sta sicuramente disputando una grandissima prova. Ebbene, siamo sulle immagini di Gianni Bugno, facciamo un flash veloce anche con Cross. Sì, c'è un Gianni Bugno ora nel momento più difficile, in quei 2 chilometri finali che porta Passo Ghippi. Bugno, la sua pedalata non è rotonda, va a strappi, a certi momenti dà l'impressione di prendere una pausa nel punto basso della pedalata. Ora mi sono portato indietro e con lo sguardo ho visto già la motocicletta della polizia che precede e fa da scorta a Miguel Indurain. È la pedalata di Gianni Bugno in questo momento di pendenza rilevante, molto pesante, molto pesante, cerca di in trazione, di impegnare tutto quello che è il suo complesso muscolare, però non è certo un Gianni Bugno efficace, dinamico e produttivo soprattutto. E ripeto, poco fa ho visto là in fondo la moto che precede Miguel Indurain. E qui stiamo vedendo Berzin. Beppe, io direi che se c'è un punto del tracciato dove Pantani può recuperare terreno nei confronti di Berzin è proprio questo. Qui le pendenze si fanno veramente importanti. Analizzando la prova di Pantani e Berzin in questa fase iniziale, dobbiamo dire che Pantani, mentre qui è il diavolo che sta arrivando, allora seguiamo Chiappucci e poi diamo i riferimenti cronometrici di Pantani e Berzin per quello che riguarda il suo perdere nei confronti della maglia rosa al chilometro. Chiappucci impegnatissimo in queste ultime fasi, in questo tracciato terminale, in questa fase terminale del tracciato di oggi che ricordo misura 35 chilometri. Chiappucci scatenatissimo, era molto molto tranquillo alla partenza, ma poi sappiamo che l'indole, il carattere di questo atleta quando si cala nel clima di gara lo porta sempre a spendere tutto. Seguiamolo, un Chiappucci che chiude al secondo posto parziale finora, 1:02:31, a 28 secondi da Potenzana. Io direi buonissima la prova di Potenzana e bravo Chiappucci che in una giornata nella quale avrebbe potuto un po' tirare il fiato ha invece voluto dare tutto per tutto per, da un lato, difendere o migliorare la sua posizione in classifica generale e dall'altro per non contravvenire a quello che è il suo ruolo di combattente, di attaccante naturale. Chiudiamo la parentesi Chiappucci e spostiamoci ora su Pantani. Guarda, è classica questa immagine, vedi, qui può guadagnare bene. Le persone corrono dietro al corridore, quindi vuol dire che l'andatura è talmente bassa che le pendenze sono veramente proibitive. Guarda la differenza, beh, d'altra parte Berzin, dobbiamo dire, qui guadagna Beppe, che guadagna. Sta veramente andando bene, guarda che scioltezza, guarda che potenza. D'altra parte sapevamo che questo corridore ha grandi doti, grandi possibilità. Pantani si sta difendendo veramente bene, però dobbiamo dire che questo Berzin finora, al di là della tappa di Aprica in cui ha avuto quell'attimo di crisi, si è sempre comportato a grandissimo livello. E diciamo un'altra cosa Beppe, qui è un giro dei giovani, sono due atleti, sì, che lottano anche per la maglia bianca, cioè la classifica dei giovani, e al primo e al secondo posto della classifica generale troviamo dei 24enni che stanno veramente mettendo in difficoltà corridori di grande prestigio, di grande nome, di grandissimo passato, però i protagonisti sono loro. È stato questo Berzin nella fase iniziale, è stato questo Pantani nelle due tappe più dure, e quest'oggi io credo, con tutto il rispetto nei confronti di Berzin, è grande, grande attesa, grande cuore, grande passione e grande entusiasmo per questo ragazzo, questo Pantani, questo romagnolo
che seguendo un po' le orme di quelli che sono stati i romagnoli del passato, il primo che mi viene in mente è Baldini, sta infuocando nuovamente le strade del Giro d'Italia e io credo che in questa fase possa aver recuperato qualcosa nei confronti di Bezzi. Dicevamo in precedenza, Pantani nella parte iniziale di percorso fino all'intergiro ha perso circa 3 secondi e mezzo al chilometro. All'intergiro aveva un ritardo di 1 minuto e 6 secondi su Berzin e questa immagine ci testimonia proprio il testa a testa, il duello tra questi due atleti. Dal chilometro 17 fino al tratto in salita a Prato Montecroce, quindi al chilometro 25, da 1,6 siamo arrivati a 1,15, quindi vuol dire che in quel tratto dove la salita non era durissima Pantani ha perso circa un secondo al chilometro. Ora siamo nel tratto più duro di percorso, queste sono immagini che ci mostrano una volta ancora la giornata nera, la giornata critica da parte di Gianni Bugno. Io spererei per lui di non vedere Indurain che lo raggiunga. Adesso vediamo, l'elicottero ce lo mostra dall'alto, però a questo punto è veramente molto molto probabile perché Indurain stava viaggiando a una buonissima andatura da dietro, però veramente perdere 3 minuti in una gara è già lì dietro e penso che tra poco Bugno potrebbe veramente subire l'onda di vedersi raggiunto da Miguel Indurain. Sentiamo Giacomo Crosa, Giacomo, che è proprio nella scia di Indurain. Ho lasciato poi Indurain al sesto chilometro per fare un rivalutamento su Pantani e confermo, era un Indurain particolarmente efficace, teso in volto ma quella tensione che è agonismo, che è voglia di fare bene e era lanciatissimo, anche se la pendenza, come abbiamo più volte sottolineato in questo tratto, vi ripeto sono a 6 km dall'arrivo, è rilevante. Adesso sono passati 1 minuto e 45 secondi, non vedo ancora Pantani, beh sarebbe qualcosa di eccezionale. C'è gran pubblico, devo dire, un pubblico, dicevo prima, spesso un pochettino troppo entusiasta, c'è gente che segue dal davanti il corridore, si toglie proprio all'ultimo secondo, qui è anche abbastanza rischioso, non tanto per il tifoso ma per l'atleta. Ora siamo a 2 minuti e 7, Pantani non si vede ancora, quindi vi chiamo appena ho riferimento. Grazie Giacomo, abbiamo visto Tonkov il quarto tempo 1:03, sentiamo Di Benedetto. Claudio, 1 minuto e 20 al chilometro 28 e qualcosa, ho aspettato la prima rampa del tratto duro della salita, 1 minuto e 20 per Berzin. 1:20, quindi forse ha guadagnato qualche cosa. Si sta guadagnando ancora qualcosa, però oramai si è stabilizzato il distacco, è questo, i due corridori praticamente viaggiano sullo stesso ritmo e dipenderà poi dal, secondo me, dall'ultimo chilometro, 2 chilometri dalla cima, cioè il tratto se, proprio più duro, il tratto più duro, se Pantani riuscirà a guadagnare qualche secondo. Diciamo che in questo momento l'andatura è uguale, è simile per tutti e due, quindi 1:20. Peccato perché da come pedalava Pantani sembrava che forse potesse recuperare qualcosa, diciamo più agilità da parte del romagnolo, sempre grandissima potenza da parte di Berzin e giornata no da parte di Gianni Bugno. D'altra parte queste sono immagini un po' crudeli, un po' dure, però lo sport è fatto di queste cose, Bugno si è difeso bene generalmente finora, però sai, quando ci sono questi tipi di cronometro e soprattutto con queste salite, con queste pendenze, non ci si può difendere, non ci si può nascondere. Quando hai un avversario importante come Indurain lì dietro, beh, è chiaro che non puoi scappare da quello. Occhio che è della Cuevas fa il miglior tempo adesso, batte Podenzana, vedete Podenzana 1:02:03, seguiamo della Cuevas, ma siglerà sicuramente il miglior tempo parziale, seguiamolo, grande specialista di gare come queste, di poco però, vediamo il tempo 1:01:56 di 7 secondi, però diciamo che arriva stremato, ha fatto una vera e propria volata in questi ultimi metri della Cuevas, linea Crosa, Giacomo. A 6 km dal traguardo, a 1 km 200 metri dal culmine di questa salita, Pantani ha 37 secondi di svantaggio da Indurain, il suo tempo era 3:37 con i 3 minuti, quindi 37 secondi di ritardo sulla tabella di Indurain. Quindi Pantani ha soli 37 secondi da Miguel Indurain. È buonissima. Giacomo, dimmi. Non ho niente da aggiungere, qui ci sono dei problemi. Dicevo 37 secondi di ritardo e a 3:37 Pantani da Indurain. Certo, certo. Quindi è diciamo che ha limitato bene lo svantaggio. Sicuramente è quell'obiettivo che Pantani, riferivamo in precedenza, si poneva come massimo per questa tappa.
ma diciamo che è stato veramente bravissimo, solo i 37 secondi è una prova stupenda. Eccolo qui Indurain, però dobbiamo dire che al momento c'è un Berzin hors catégorie per tutti. Ma guarda, il distacco è chiaro, Berzin, Indurain 35 secondi, Indurain, Pantani altri 37. Ci sono tutti questi tre corridori di classifica staccati di 30-35 secondi uno dall'altro, e d'altra parte i valori, le forze, le energie sono queste. Vediamo Indurain addirittura che si chiude, vedete come si chiude nella posizione da cronometrista anche in questo tratto, vedete la macchina della giuria che si è fermata, e questo vuol dire che sul rettilineo Indurain potrebbe già vedere la sagoma delle ammiraglie di Bugno davanti a sé. Sì, non ha tantissimo, però qui siamo nell'ultimo tratto, penso che manchi un chilometro, potrebbe anche non prenderlo. Beh, certo, prendere e passare Bugno sarebbe un po' troppo prudente. E guardate che si sta fermando, sì. Si sta fermando anche l'ammiraglia Indurain. Indurain sta arrivando, sono circa, gli ha recuperato 2 minuti e mezzo credo a questo punto Indurain, quasi 3 minuti Indurain da Gianni Bugno. Ricordo che 3 minuti era il divario che c'era la partenza tra un corridore e l'altro, sì, tra gli ultimi 15 corridori naturalmente mi fanno votare Enrico Trezzi. Due ali di folla festanti anche in questo tracciato, anche in questa parte di tracciato, quindi Pantani che sta veramente tenendo testa a Indurain. Abbiamo detto Berzi, non l'abbiamo fatto notare fin dall'inizio come pedalasse splendidamente. Diciamo che la parte più importante sono proprio quegli ultimi 2-3 km prima del passo sul Gran Premio della Montagna. E naturalmente lì potrebbe ancora guadagnare qualcosa nei confronti del Navarro. Al momento si è stabilizzato attorno al minuto e 20 il ritardo da Berzin, che sta completando, se tiene anche su quel tratto, veramente una prova maiuscola. E andrebbe così al suo terzo successo di tappa in questo Giro d'Italia dopo Campitello Batese e la cronometro di Follonica, però al momento sta tenendo veramente molto molto bene Pantani. Ma i tre corridori più importanti, più attesi, stanno veramente andando fortissimo, e il Berzin che sta confermando di aver recuperato, l'Indurain che è di nuovo in gioco, si sta comportando bene, soprattutto tenendo presente che questa non era sicuramente una cronometro, una cronoscalata adatta a lui, e questo Pantani, questo ragazzo che veramente sta facendo, è passato col miglior tempo Indurain, delle ottime cose, è passato col miglior tempo Indurain. Naturalmente aspettiamo con molta attesa il passaggio di Pantani sul Gran Premio della Montagna. Dal Gran Premio della Montagna all'arrivo ci sono circa 4 km di discesa. Ed eccoci qua su Pantani, che ne dici? Vediamo il secondo intermedio, il passaggio di Indurain, 56.08, De Las Cuevas che al momento ha il miglior tempo finale, a 1 minuto e 26, Potenzano 1.35, Chiappucci a 2.11, seguono Tocci, Tonkov, Bugno, guardate su, vi avevo detto più di 2 minuti e mezzo, 2.38, e questo vuol dire veramente giornata nera da parte di Bugno. Vediamo il raffronto, qui Berzin, amici, sta pedalando bene, sta pedalando molto bene, quest'oggi vince la tappa Berzin. Ma io sono convinto che vinca la tappa, però ecco, stavo dicendo prima, veramente un'ottima prestazione del giovane Pantani, che ha contenuto veramente bene il distacco da Berzin, che è impressionante la facilità, l'agilità, la potenza che ha, probabilmente sicuramente va a vincere la cronometro anche oggi. Vediamo quanto è il divario, in precedenza c'era stato detto 1.20 tra questi due atleti, e vedendolo pedalare pedala veramente molto molto bene. E qui vedremo il riferimento mentre Berzin sta passando a fianco di un cartello organizzativo, credo quello dei 9 km alla conclusione sulla destra. Vediamo Pantani, però è veramente molto molto fresca, agile ed efficacissima la pedalata di Berzin, e sarà interessantissimo vedere il passaggio proprio sul passo di Montegheti, sul Gran Premio della Montagna. Un flash con Di Benedetto. Sì, io sono fermo al chilometro 30 più o meno, poco prima del Gran Premio della Montagna. L'impressione, non ho ancora fermato il cronometro, ma l'impressione è che abbia guadagnato ancora qualcosa Berzin. Sì, 1 minuto e 25. 1.25, anche vedendolo pedalare veramente. E questo veramente è la testimonianza della grande freschezza atletica di questo atleta, che dopo le grandi montagne ha sfruttato queste due giornate per tirare il fiato. E diciamo che usualmente il corridore di classe, dopo una giornata di crisi, qui Beppe ci può dare una testimonianza di classe e di carattere, di solito
riesce, se recupera, riesce ad andare ancora più forte. Ma sì, io penso che Berzin nella tappa di Aprica sia andato un po' in crisi, soprattutto perché la tappa era abbastanza lunga, c'erano delle salite molto dure, quindi sono stati parecchie ore in bicicletta, un po' di crisi di fame sia per lui sia per Indurain. Questo sicuramente si è ripreso bene perché la condizione è ottima, ha saputo così contenere gli attacchi dei suoi avversari in una giornata negativa, e lo ritroviamo qui più forte che mai. Sta vincendo questa cronometro, probabilmente sta mettendo un'ipoteca seria a questo Giro d'Italia, però dobbiamo dire in questo giro di soddisfazioni, di novità ne abbiamo viste tante, l'hai detto prima tu, senza questi giovani, senza queste rivelazioni io non vorrei pensare che giro fosse stato. E per fortuna ha trovato questi nuovi protagonisti, questo Berzin, quest'oggi straordinario, e credo che dovrebbe stabilizzarsi attorno al minuto e 20-22 anche sul passaggio là sopra. Vuol dire che nel tratto in salita ha tenuto molto molto bene Pantani, mentre ora stiamo vedendo l'arrivo di Bugno. Giornata nera per il monzese, vedete corridori della Kelme e anche Potenzana che stava tornando indietro, e qui naturalmente fanno cenno di spostarsi perché subito dietro a Bugno c'è Miguel Indurain, arriveranno quasi assieme questi due atleti. Indurain che sta sprintando, avete visto proprio la differenza di aggressività, di grinta all'ingresso di quella curva tra Bugno, remissivo, e questo Indurain che sta sparando veramente tutta. Passa Bugno, il suo tempo, non ho visto il tempo di Gianni Bugno, 1:02:59 il tempo di Gianni Bugno, e guardate qui, leggermente superiore allora a quello di Indurain, 1:11 il tempo di Miguel Indurain, è il, anche se è il miglior tempo, non si è fermato, comunque è il miglior tempo, 1:11 ve lo dicevamo, e forse Berzin potrebbe avere l'occasione di abbassare il muro dell'ora e quindi completare questa prova ad oltre 35 di media. Berzin sicuramente, stando ai tempi, starà sotto l'ora, questo è chiaro, però ho notato già prima, però c'è troppa gente lì vicino al corridore, prima non volevo dirlo, ma la moto deve stare più vicino al corridore proprio per non far prendere tutte queste manate, tutte queste pacche, tantissima gente va ammirata, però ecco, bisogna stare attenti perché il corridore in questi momenti è abbastanza stanco, una sbandata, una manata data male potrebbe anche far cadere o danneggiare il corridore, bisogna stargli lontano. Ed eccoci su Pantani che è già nel tratto in discesa, ricordo che sul passaggio al Gran Premio della Montagna Indurain aveva un vantaggio di 59 secondi su Pantani, di 1:26 su Potenzana, di 2:11 su Chiappucci, e su Bugno aveva un vantaggio di 2:38. Avete visto, c'erano una quindicina di secondi di ritardo tra Indurain e Bugno all'arrivo, vedete la classifica, Indurain miglior tempo, gli viene accreditato 1:12, Della Scueva seconda 1:44, quindi Potenzana terzo, Chiappucci quarto, Torching quinto, Bugno vedete 2:47, Tonkov settima 2:50 e Pulnikov ottavo a 3:01. Vedete Pantani in discesa, ma abbiamo il riferimento, il passaggio di Berzin sul Gran Premio della Montagna. Berzin il suo tempo 55:37 contro i 56:08 di Indurain, quindi mezzo minuto tra questi due atleti, eccoli qua, 31 secondi. Pantani 1:30, sta tenendo bene. Della Scuevas quarto 1:57, Potenzana quinto 2:06, segue Chiappucci, Tocin e Tonkov. Questo è l'intermedio al chilometro 31, vale a dire a 4 chilometri dalla conclusione. Avevamo detto obiettivo di Pantani perdere un minuto e mezzo massimo, siamo entro quell'obiettivo. Sì, direi che dalla cima qui all'arrivo non cambierà tanto, Indurain sicuramente non perderà troppo terreno da Berzin, uguale Pantani potrebbe forse in discesa perché è più leggero perdere qualche secondo, però direi che i tempi, la classifica e l'ordine d'arrivo dovrebbe rimanere in questo ordine. Abbiamo visto il passaggio all'intermedio, la classifica con questo passaggio vede sempre Berzin in maglia rosa, anzi un Berzin che consolida la sua posizione in maglia rosa perché guadagna, avete visto, 30 secondi su Indurain e un minuto e mezzo su Pantani. Però un Pantani che mantiene la seconda posizione, c'era la preoccupazione che Indurain potesse scavalcarlo nella classifica generale, quindi al momento, proiettando il passaggio sul secondo Gran Premio della Montagna, sulla classifica generale, otteniamo questo ordine: Berzin in maglia rosa, Pantani 2:48, Indurain a 3:34 e poi l'abisso con Della Scuevas a 7 minuti, Bugno che crolla a 7:17, Tonkov a 8:50, anzi Bugno, Belli a 8:57, Tonkov a 11:02, Chiappucci a 11:55. Ecco Pantani, bravo, bravo, bravo quest'oggi,
perderà, come dicevamo, forse ancora qualcosina in discesa, però un minuto e mezzo da un grande corridore come Perzin, oggi straordinario fin dall'inizio, e abbiamo visto circa 40 secondi, un minuto nei confronti di Indurain, è una prova veramente ottima che ci conferma una volta ancora il valore assoluto di questo ragazzo, un ragazzo che aveva preso più di 5 minuti nella prima cronometro ed ora ha accusato, ha tenuto durissimo, è veramente partito a tutta, questa ragazza ha dato veramente l'anima nei primi chilometri, ha ceduto a Berzi 1:06 e poi avete visto nei restanti 17 chilometri ha praticamente ceduto soltanto una ventina di secondi, 24 secondi a Berzin, e ha tenuto splendidamente nei confronti. Beh, oggi ha fatto una grandissima cosa, contenuto, io penso debba essere contento, deve essere su di morale, deve sicuramente pensare di provare a fare qualcosa se gli è rimasta energia nelle ultime tappe di montagna impegnative. 2 minuti e mezzo non sono niente in classifica generale, eccolo qua, secondo tempo per lui a 1:17 da Miguel Indurain, dovrebbe comunque tenere, anzi tiene la seconda posizione in classifica generale, comunque secondo tempo il Pantani ha fatto meglio di uno specialista come Della Cuevas, Beppe. Beh, questo sta a dimostrare la grande condizione, la cronoscalata adatta anche a lui, il morale, la motivazione, quella, la classifica. Quella certo. Che è mancata quest'oggi a Buglio, la motivazione, la voglia di soffrire e quella voglia di vincere che purtroppo il Monzese non trova più. Per fortuna la trovano i giovani. Sentiamo Pantani mentre aspettiamo l'arrivo di Indurain che vincerà la tappa. Sono ancora i tempi degli avversari, quindi niente, non si sente, sentiamo solo i rumori di fondo e allora aspettiamo, eccoci qua, torniamo su Berzin, per favore toglietemi la moto dalle orecchie per favore, ed eccoci qua su Berzin, è il miglior tempo per lui, vediamo se riesce e di quanto a stare sotto l'ora, vorrebbe dire oltre 35 di media in questa tappa, ricordo che il record nelle cronoscalate è di 36 e mezzo. Sì, ma volevo precisare, non era così dura. Attenzione, seguiamolo, ottima prova da parte di Berzin, ultimi 100 metri per lui, piomba come una giovane aquila sul traguardo, così come aveva fatto nella sua prima vittoria di tappa in questo Giro d'Italia, batte nettamente Indurain, 19 secondi per lui, infrange il muro dell'ora e vince la sua terza tappa al Giro. Beppe. Vince, bravissimo, è andato fortissimo anche oggi, però ha perso un po' nel tratto di salita da Indurain, che si è difeso bene, un Indurain che io pensavo potesse vincere questa cronometro, grande riconferma di Berzin, però ha secondo me ancora due avversari temibili per le tappe di montagna, sono questo grandissimo, bravo, giovane Pantani e un Miguel Indurain che oggi è andato molto molto bene. Eccolo qui, Berzin che vince la tappa, 59:52, oltre 35 di media, Indurain secondo a 20 secondi, quindi Pantani ha tenuto splendidamente, l'avevamo detto, l'obiettivo era di perdere un minuto e mezzo, ha perso 1:37, è ancora in gara, è ancora in gioco per questo Giro d'Italia, quindi Della Cuevas a 2:04, Podenzana a 2:11, Chiappucci a 2:39, Torching a 2:59 e Gianni Bugno ottavo a 3:07 dal vincitore Berzin. Classifica generale a questo punto, quando siamo praticamente alla vigilia del salto sulle grandi montagne, Berzin sempre in maglia rosa, Pantani a 2:55, mantiene la seconda posizione, Indurain a 3:24, quindi Bugno a 7:15, Della Cuevas a 7:16, Belli a 9:12, Tonkov a 11:03 e Chiappucci che rimane in ottava posizione però con un ritardo di 11:52. Potenza, eleganza, elasticità, classe, convinzione e capacità superiore ad ogni altro nelle gare contro il tempo quest'oggi da parte di Berzin. Terzo centro per lui in questo Giro d'Italia, una tappa in linea, 2 cronometri e dal quarto giorno in rosa. Beh, hai detto tutto tu, non c'è altro da dire, le immagini parlano da sole, questo giro sempre bello, anche oggi ha trovato delle motivazioni, dei fatti interessanti e soprattutto è ancora aperto, non è chiuso come in altri anni, l'ultima settimana normalmente c'era già il padrone del giro, quest'anno c'è un padrone ma ci sono dei corridori che possono ancora farci vedere qualcosa di buono. E soprattutto un Indurain che a questo punto vestirà nuovamente i panni del grande attaccante, Berzin dovrà difendersi e Pantani che si trova con un ritardo di 2:05. 4 e 6.